Inaugurato il primo acquario virtuale in Italia nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, alla presenza dell'assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci, un presidio di alta innovazione tecnologica nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il primo acquario virtuale in Italia, veramente un gioiellino in termini di tecnologie ma soprattutto di conoscenza. Continua soprattutto il percorso per far conoscere il nostro meraviglioso territorio. E qui il mare, noi abbiamo tra i mari più belli, più puliti, più premiati d'Italia. Possiamo vedere quali sono le specie dei pesci presenti nel nostro mare. Il principio è sempre lo stesso, cioè non si può amare un qualcosa se prima non lo si conosce. Ecco, il percorso di conoscenza. Noi stiamo investendo, il Parco Nazionale del Cilento, Valle Alburni, ha investito tantissimo in quel percorso di conoscenza, innanzitutto per far conoscere ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, il territorio nel quale vivono, ma soprattutto per aprire le porte, per dare sempre più opportunità e più anche servizi ai turisti. Un'iniziativa estremamente peculiare, di grande bellezza, di grande coinvolgimento emotivo, quindi immersiva, ma è soprattutto una coniugazione tra conoscenza, scienza, accoglienza, bellezza dei luoghi, perché queste cose che accadono qui, che vengono raccontate attraverso la digitalizzazione, attraverso la tecnologia, sono delle cose che appartengono alla realtà, che noi possiamo vedere, possiamo toccare, quasi toccare, e viverle come cose che preservano quella realtà, perché il tema di fondo in tutto questo è la preservazione, la cura, la tutela. Noi dobbiamo vivere la bellezza dei luoghi senza violarli. Un'iniziativa come questa racconta questa possibilità di coniugare, come dicevo, conoscenza, scienza, turismo, accoglienza, senza però invadere i luoghi violentandoli. Questo è il turismo compatibile con l'emergenza sanitaria. Alta qualità, investimenti mirati, flussi sensibili e intelligenti, perché hanno una strategia, non sono confusi, non sono legati ad un'idea non strategica, non ben orientata del flusso turistico. Qui abbiamo dei flussi turistici che invece possono venire con una ragion d'essere, qui li troviamo, qui sono sempre stati, noi dobbiamo semplicemente essere quel che siamo, dobbiamo evitare di farci del male. In questa occasione abbiamo cominciato a farci del bene. Il parco è una grande risorsa non solo regionale ma neanche nazionale ma mondiale. È un unicum in tutto il mondo, il Parco del Cilento e del Vallo di Diano. Devo dire che è un'occasione, ogni volta che vengo qui, perciò sono partito dalle zie, è un'occasione di dolcezza, di un'accoglienza particolare che non trovi in nessun'altra parte del mondo dove io sono stato. Quando vengo qui nel Cilento avverto questo. Dobbiamo cercare di combattere le cose che non vanno e di enfatizzare le cose che vanno. Ce ne sono qui tante, facciamole diventare il must del nostro futuro. In effetti si sancisce la piena fruibilità di questa di Villa Matarazzo, del centro di riserve, di promozione delle riserve area marina protetta e del paesaggio mediterraneo. Un momento importante perché questo è un contenitore e un attrattore, direi, importante dal punto di vista architettonico, storico, culturale, paesaggistico e turistico. E turistico perché è un ulteriore elemento di ampliamento dell'offerta turistica, ma non solo di Castellabate, ma ritengo dell'intero territorio cilentano. Quindi mi auguro che possa anche avere delle ricadute occupazionali, perché sono comunque delle strutture da gestire, e quindi ne siamo orgogliosi, anche perché finalmente, da un po' di tempo a questa parte, i cancelli di Villa Matarazzo, su Corso Matarazzo, sono finalmente riaperti, quindi e tutti possono visitare questa eccellenza di Castellabate. Direi una bellissima novità, proprio perché è il primo acquario virtuale in Italia che ci consente di far conoscere i nostri luoghi, i nostri fondali, le nostre specie, senza intaccare la loro sensibilità vera, perché non sono animali veri, ma sono appunto delle riproduzioni fedelissime, direi, per chi l'ha visitato, questo ha detto, e quindi siamo particolarmente orgogliosi e contenti di aver realizzato questo ulteriore tassello nel mosaico che avevamo disegnato all'inizio di questa consiliatura, che oggi volge al termine con un programma ben realizzato e con le azioni
attuate. Noi puntiamo molto sulla sensibilizzazione dei più giovani, sulla conoscenza dei nostri fondali, dei nostri luoghi, delle nostre montagne, perché riteniamo che il motto che non si può amare il proprio territorio se non lo si conosce davvero a fondo è un motto davvero vero e che noi dobbiamo sgombrare facendo conoscere soprattutto ai giovani e agli studenti quelle che sono le bellezze dei nostri luoghi.